Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Ieri è uscita una nuovissima evoluzione a tema Heroes che cerca di ridare un po' di dignità a tante carte che erano un po' finite fuori dai radar, andando ad aggiungere secondo me delle buone statistiche, ma soprattutto un playstyle che è molto sottovalutato. Detto questo, mettetevi comodi che andiamo a vedere quali sono i giocatori consigliati all'interno di questa nuovissima Evo. L'evoluzione in questione è il recupero Hero base, una sfida che costa 750 FC points oppure 125.000 crediti. Ovviamente è possibile evolvere una carta eroe con overall massimo 88, posizionamento massimo 92, salto massimo 93, che non sia un CDC e abbia poi contrasto all'impiedi 91 e massimo un playstyle plus. Andiamo così poi a guadagnare un playstyle plus, che è quello del tiki-taka, più 2 di overall, più 2 di velocità, più 6 di fisico, più 3 di dribbling, più 2 di passaggio, più 4 di tiro e più 2 di difesa. Praticamente quindi dentro a questa sfida ci possiamo buttare di tutto, tranne Yaya Touré, tranne Ginola, insomma quelli proprio super top a livello di overall, ma anche alcuni di rendimento, perché Yaya 87 sarebbe stato proprio carino. Ma andiamo a vedere però quali sono i giocatori che possiamo evolvere, perché qualcuno carino, secondo il mio modestissimo modo di vedere, c'è. Partiamo da Francescoli, poi abbiamo Tevez, il buon Riccardo Carvaglio, abbiamo Milito, Forlan, Schneider, Okocha, Futre, Kessler, Lisa, Razu, Brolin, Cole, Nakata, Kiwell, Berbatov, Rui Costa, McManaman, Ljungberg, Koit, Govu, Aljaber, Kin, Park Jisung, Smolarek, Donovan, King, Solskjaer, Mostovoj, Capdeville, Arise, Kanu, Rosicki, Julie, Bonpastor, Alo, Wairan, Riken, Grouch, Dempsey, Beasley e Scott. Quindi, vi ripeto, praticamente tutto quanto il parco degli eroi base. Se andiamo a schiacciare poi qua su Evolved Players ci fa vedere anche come questi giocatori andrebbero a diventare. E andiamo a vedere quindi che ci sono tutta una serie di giocatori che sono molto carini se andiamo a guardare gli overall. Alcuni sono abbastanza sicuro che magari vi faranno venire l'acquolina in bocca a vedere le statistiche, a vedere un po' come sono fatti, però secondo me alcuni di questi qua sono un po' dei trappoloni. E andiamo a vedere innanzitutto i trappoloni, perché uno di questi potrebbe essere Paolo Futre, perché se noi lo andiamo a paragonare con quella che è la carta Fanta FC appena uscita, praticamente le statistiche sono le stesse, però questo qui continua ad avere sto 4 di skill che non è ovviamente un'eccellenza, continua ad avere 3 di piede debole che è un marciume totale, per cui onestamente, così come skipperei quello nuovo, ma andrei a skippare pure sta evoluzione, sti 125k o sti 750 FC points. Cosa molto importante, tra l'altro, il consiglio generale è di andare a fare questa evoluzione solo e soltanto se la carta Hero in questione se ce l'avete scambiabile. Se proprio volete che andate a prendere uno che costa poco per rivitalizzarlo, ok, ma se no eviterei di andarci a perdere risorse su una sfida di questo tipo. Un'altra carta che io so potrebbe farvi venire lo sfizio potrebbe essere anche lo stesso Jogol, che è un 4-4, c'ha un bel playstyle di base, il plus il tecnico, però è un giocatore che comunque lì a destra c'ha delle alternative molto più valide, come ad esempio la Hansen in base, vado a pensare, no? Che comunque gli mangia in testa avendo la 5 di skill e quindi sono soldi per me buttati e costa praticamente uguale. Altra carta potrebbe farvi venire l'acquolina in bocca è questa Bonpastor, che ormai abbiamo vista in tutte le salse e infatti dovrebbe uscire anche nella Fanta FC come promo, quindi non ve lo consiglio. Un altro giocatore potrebbe essere sto Capdeville, ma Capdeville era molto meglio evolverlo in quella passata che faceva diventare 91, gustandogli tanto la difesa. Altro giocatore sto Julie, che vi dirò, piuttosto che sbloccare il Fanta FC, ma quasi quasi se ci avete cose da buttare fate questo, che almeno gli date un playstyle mezzo umano che è il tiki-taka, così come ovviamente non consiglio i vari King eccetera, perché sono playstyle che andiamo ad aggiungere completamente inutili. Ebbene, ovviamente vi ho detto però che oltre a queste carte un po' più così ci sono dei giocatori che sono interessanti e andiamoli a vedere, perché il primo è Wesley Sneijder, una carta che è già un'ottima partenza perché è un 4 skill 5 piede debole, ha un ottimo playstyle di base che è quello del passaggio incisivo. L'unica cosa un po' marcia di questo Sneijder è il work rate, perché normale basso mi va a venire proprio le crocette nel fegato. Però con questa Evo gli andiamo a dare un altro playstyle che nel suo ruolo, ovvero quello di mezzala barra COC, torna molto comodo, il tiki-taka, per essere ancora più fluidificante.
E in più gli portiamo la velocità 83, il tiro addirittura 88, il passaggio qualora ce ne fosse bisogno a 92, il dribbling a 86 e il fisico a 81. In particolare il fisico con 80 di forza e 84 di aggressività, unito poi all'87 di equilibrio, gli andiamo a dare un po' una mano, no? Quando arrivano quei bestioni che gli vogliono recuperare il pallone. Quindi, secondo me, Snyder, anche per quello che è il prezzo della carta, potrebbe essere simpatico. E poi, ripeto, magari con tutte le varie picche e piccate varie che avete fatto, ce l'avete tra le mani e lo potete boostare. Un altro giocatore simpatico è JJ Okocha, perché tante volte mi chiedete: ma te, ma un trequartista carino? Ebbene, questo c'ha lo stesso problema di Snyder: normale, basso il work rate, però almeno c'ha la 5 skill, c'ha il 4 di piede debole, c'aveva un playstyle marcio, il pagliaccio, però mo con sto tiki-taka diventa simpatico, è veloce, c'ha un buon tiro, c'ha buoni passaggi, dribbling, fisico anche lui che non è eccezionale, però almeno arriviamo così a 80 di stamina, e in particolar modo questo è molto agile palla al piede, c'ha 95-94 di equilibrio, andandogli a dare sto boost di tiro abbiamo un 92 di potenza tiro con un 82 di finalizzazione che diventa decente, un bel 92 di tiro da fuori, per cui tutti quanti parametri discreti, 84 il passaggio corto, 80 quello lungo. Se avete bisogno di un trequartista, secondo me il buon JJ Okocha potrebbe tornare al caso vostro. Veniamo a un altro giocatore che potrebbe un attimino essere rinato con questa evoluzione, che è Park Ji-sung, nella sua versione ovviamente base, perché non è che si è preso ste gran carte quest'anno. Aveva la batteria, adesso gli diamo il tiki-taka, alto alto finalmente un bel work rate per lui, gli miglioriamo un po' la velocità, un po' il passaggio, un po' il tiro, un po' il dribbling, un po' il fisico, la difesa arriva a 80, questo diventa praticamente un Gullit Gang, praticamente un altro giocatore. Se andiamo a vedere, abbiamo 80 di forza e 88 di aggressività, saliamo addirittura a 99 di stamina, ma ci avevamo già il playstyle della batteria, quindi non ci importava, 88 il passaggio corto, 80 quello lungo, 90 l'agilità, 93 l'equilibrio, 90 reactions, che per un giocatore che deve agire da mezzala, da centrocampista, con l'L2 significa che si muove molto bene andandosi a piazzare sulle linee di passaggio, un ottimo 82 di intercetto con 88 di lettura difensiva, e poi è un giocatore che è anche abbastanza rapido e ha comunque un buon tiro, perché 82 di finalizzazione, 87 di potenza tiro, non è affatto male. Quindi secondo me questo Park Ji-sung, con una bella ombretta pure come playstyle, a centrocampo vi può dire ancora la sua. E veniamo all'ultimo giocatore, il ritorno del predone del deserto, Saed Alowairan, che continua a non avere queste grandi carte speciali al momento in cui registro il video, perché magari se lo inventano nella Fanta FC Team 2, però almeno gli si boosta un pochino la velocità, gli si boosta incredibilmente il tiro che era marcio quest'anno, un pelino il dribbling, un pelino il fisico andandogli a far arrivare la stamina 89, il tiro vedete a 82 adesso di potenza un po' più efficace, 89 la finalizzazione, meglio i passaggi, meglio l'agilità, ancora meglio la velocità che comunque era suo punto di forza già in precedenza, però questo qui magari se voi andate ad applicare già uno stile d'intesa come ad esempio penso a un finalizzatore, vedete che gli facciamo arrivare ancora di più la finalizzazione all'insù, gli miglioriamo il posizionamento, la potenza tiro, sebbene sapete che questi numerelli per me lasciano sempre un pochetto il tempo che trovano, però per quello che può valere, magari questo ce l'avete nel club, cioè avete due FC points dispari, dite vabbè ma sai che c'è, Manzaed Alowairan, ma pure come super sub, per me può tranquillamente essere utilizzato all'interno di questa nuovissima evoluzione. Ragazzi, anche per questo video è tutto, come al solito fatemi sapere nei commenti quale di questi giocatori avete voluto e se vi interessava questa evoluzione. Io vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, non mi resta altro che augurarvi una buona giornata, un salutone al vostro Iberoschi e a presto, ciao!